Il principio e l'origine di quei punti tracciati dalla mano dell'uomo è interiore e veramente primario, perché il movimento è un'emanazione dell'anima. Aggiunsi che gli errori non sono causati dall'anima, ma dalla natura non dirozzata del corpo che distorce l'intenzione dello spirito. Per questo motivo è regola generale di quest'arte che lo spirito si trovi in una condizione di tranquillità. È in una condizione in cui il corpo obbedisca all'anima, ma anche che non ci sia nessun elemento di disturbo, né per il corpo, né per lo spirito, né che ci sia nessuna prevenzione rispetto alla domanda, che lo spirito deve essere proprio come quello di un giudice imparziale.